questa riunione. Come è andata? Benissimo. Benissimo, un grande lavoro di collaborazione istituzionale in pochissimi giorni, che ha messo insieme il governo, la regione, il comune, le sovrintendenze, tutte le articolazioni presenti. Oggi abbiamo portato, dopo un lavoro che è stato completato ieri sera con la regione, i lavori da finanziare. Oggi si è chiuso, è stato approvato tutto, il 31 maggio si firma a Napoli con governo nazionale, regione e comune. Quindi possiamo dire che in un mesetto circa si è raggiunto un obiettivo che ci pone in prima linea sulla concretezza, efficacia e rapidità. Parliamo di interventi che vanno dal restauro di monumenti, chiese, alla riqualificazione, al co-housing, co-working, luoghi per giovani, studentati, aree pedonali, interventi che non si facevano da tanto tempo come lo Scudillo, che vanno a intervenire soprattutto sull'area che va da Capodimonte al Man, andando poi verso i Girolamini, Piazza Carlo III, Piazza Cavour, e quindi anche un allargamento di quello che viene definito il centro storico di Napoli, quindi un decongestionamento del centro storico e uno spostamento sempre di più in tutte le aree della città. Quindi parliamo di attività culturali, attività sociali, attività di riqualificazione, di rigenerazione urbana, luoghi di vivibilità, il tutto, voglio dire, con progetti che in questi anni abbiamo condiviso col territorio. Quindi, un po' per capirci, di cui si parla anche in questi giorni tanto, il modello Ville, il modello sanità, cioè insieme, tanto è vero che era presente anche il Presidente della Terza Municipalità, i direttori dei musei, il laboratorio sanità, tutto quello che è accaduto nel mondo associazionistico, laico e cattolico. Insomma, abbiamo avuto i complimenti anche dal governo, c'era sia il Ministro Bonisoli che la Ministra Lezzi, il governo si è impegnato anche di intervenire in maniera aggiuntiva sull'area di Scampia delle Vele, perché ho ricordato al governo che nella città metropolitana Scampia è il centro della città metropolitana, quindi non è centro storico ma è centro, quindi credo che meglio di così non poteva andare. Quanti sono i finanziamenti? Parliamo di, per quanto riguarda il progetto che vedete qua con tutte le opere indicate che poi vi faremo avere, 90, poco più di 90 milioni di euro. Quindi con opere che sono alcune già progettate, alcune che chiaramente si dovranno progettare, ma sono tutti interventi già ben definiti, concreti, quindi immediatamente alcuni di questi anche cantierabili, alcuni erano pronti ma in attesa di finanziamento, insomma, credo. Un intervento che ti soddisfa di più di questo? No, tutti sono. Raramente mi è capitato di essere così soddisfatto per il livello altissimo di cooperazione istituzionale e di rapidità. Napoli è credibile, è forte, efficace. E c'è un livello di cooperazione, quando si parla di cose serie, penso che non seconda in nessun altro luogo d'Italia in questo momento. Quindi il governo ha dimostrato attenzione? Abbiamo fatto un lavoro, ripeto, secondo me è difficile trovare un altro luogo dove in 30 giorni ci si vede la prima volta, ci si dice qua stanno 90 milioni, vediamo se siete in grado in 15 giorni, in 15 giorni portiamo i progetti, oggi si chiude, il 31 maggio si firma, fatevi un po' il giro per l'Italia e vedete se c'è qualcosa. La campagna elettorale, secondo me? No. Non credo proprio, perché è merito della credibilità di Napoli. Questo risultato, se oggi Napoli non avesse la potenza, la credibilità, la forza, la maturità di un popolo che si vuole riscattare attraverso la cultura rispetto a gravi episodi pure che accadono nella nostra città, questo risultato non si sarebbe raggiunto. La campagna elettorale certe volte, come dire, può aiutare sulla rapidità, ma questo è un obiettivo che non si può raggiungere con la propaganda e semplicemente perché c'è la campagna elettorale. Io ho trovato veramente una concretezza, ma poi abbiamo parlato di questo, ma c'è tanto altro, c'è Bagnoli con cui chiudiamo la conferenza dei servizi l'ultima a giugno e poi possono partire le gare, così come abbiamo affrontato il tema di Piazza Plebiscito e così come stiamo affrontando altri temi. Insomma, credo che questo va a merito della città di Napoli ed è giusto riconoscere un'attenzione non comune che abbiamo visto in queste vicende da parte del governo, in particolare Ministro Bonisoli e Ministra anche Lezzi, che si è voluta anche lei aggiungere su questo contratto istituzionale di sviluppo, che poi può allargare l'intervento anche ad altre zone, perché qua anche c'è una sensibilità importante, perché non era scontato che ci chiamasse ieri su Scampia, quindi vuol dire che c'è un'attenzione che non è le Vele, perché è già finanziato
o l'università di medicina che è già finanziata. Cioè il governo dice: siccome state facendo un lavoro enorme su un'area complessa, noi ci siamo, se avete bisogno di altre risorse aggiuntive le inseriremo in questo contratto di sviluppo che andiamo a firmare, che è una novità assoluta. Quindi qua vuol dire che Napoli si è fatta trovare pronta prima in Italia per firmare subito un contratto di sviluppo e il governo ha avuto la lungimiranza di mettere a disposizione dell'area metropolitana di Napoli uno strumento così utile, perché va anche a semplificare, a snellire, a coordinare meglio le varie fonti di finanziamento sulla città di Napoli. Una cosa alla volta. Avete firmato questo contratto di sviluppo o sarà firmato il 31 maggio? Oggi abbiamo chiuso, oggi c'è l'accordo, queste sono le opere. Quindi se volete avrete una copia dopo, chiaramente, questo è, non c'è nessun problema. E il 31 maggio si firma. E da dopo la firma diventa tutto per a Napoli. Sindaco, ma quindi prefettura di Napoli. Okay. Firmeranno il ministro chiaramente Bonisoli, ci sarà il ministro Lezzi, ci sarà il sindaco di Napoli, ci sarà la regione, queste sono e poi. Quindi sindaco, oggi si è parlato anche di temi di più stretta attualità, diciamo. Avete parlato, come diceva lei, di Bagnoli? No, ne abbiamo parlato a margine, non nel tavolo, a margine col ministro Lezzi. Si è parlato anche di San Carlo. Siamo pronti a qualcosa? Non oggi. Abbiamo parlato tanto, avete tanto da scrivere. Se volete guardate, vi do anche questo. Non vi voglio dare troppe notizie, sennò poi dopo scrivete pochino pochino su queste cose così importanti. Mettiamolo così, tu la cosa per la Pulci, come si chiama? No, basta. Allora, Salvini e San Carlo ne parliamo quando volete, ma non adesso. Domani parliamo del Ministero dell'Interno. Solo una cosa su Scampia. Quante risorse aggiuntive? No, e questo dobbiamo. Allora, siamo rimasti col ministro Lezzi di fare nei prossimi giorni un tavolo per vedere insieme quali sono i progetti concreti in cui mettere risorse. Quindi cioè, oggi c'è un via libera di massima a tutto questo, un tavolo tecnico che probabilmente si farà prima del 31 maggio. In modo che già il 31 possiamo anche da questo punto di vista dare ulteriori notizie concrete. I direttori dei musei che c'erano a fare? I direttori dei musei sono stati determinanti nel nostro processo partecipativo andare alle decisioni. Ho detto prima, non sono progetti calati dall'alto, abbiamo molto lavorato con Giulierini e Bellinger, abbiamo molto lavorato in questi anni chiaramente con le associazioni, bello il messaggio che c'era anche il presidente della terza municipale. Questo è il modello Napoli che è stato talmente apprezzato sulle vele che il ministro subito mi ha chiamato l'altro ieri, oggi è stato molto apprezzato, quindi è quel modello che decide la città e poi trova altre istituzioni pronte a cooperare in maniera corretta nel rispetto reciproco. Questo è il modello istituzionale che noi abbiamo sempre auspicato, ormai mi conoscete da tanti anni, quindi credo che oggi è un risultato importante per la città, ma consentito per il paese, perché mettere insieme comunque un governo, due ministri, anche due ministri di partiti diversi, un governo, la regione, il comune, in 30 giorni chiudono un obiettivo di questo tipo, è la forza della città.